eat any when you were gone. Who's gonna get her? Mi sembra vicino a mamma tu, eh? I capelli non si mangiano. Buongiorno da Carletta casalinga, yeah! Il mio outfit per la casalinga, casa, le mie scarpine, il mio vestitino e il mio grembiulino. Sto cucinando, o meglio dovrei cucinare invece di perdere tempo qua a farmi i selfie, a fare questo video, yeah! Ragazzi, è troppo bello, oggi c'ho ospite a casa e praticamente Max è sceso, c'ho l'ansia, non so se capita pure a voi quando ci sono gli ospiti. Comunque lui è sceso e è andato a prenderli e quindi io sto qua a casa, dovrei praticamente cucinare ma invece sto perdendo tempo a fare le foto. Però ho preparato la tavola shabby chic e qua c'è anche la mia pupina, amore. Sta tutto il tempo fuori perché da stamattina che gli sto dicendo se fai bene su tappeti ti picchio, perché ho messo un po', ho sistemato un po' meglio la casa. Adesso dopo stasera quando ce ne vanno, Max non lo sa ancora, lo sa, ma dobbiamo registrare il video home tour nuovo, evviva, quindi lo vedrete nei prossimi giorni. Lui ancora lo sa, sarà contentissimo a fine giornata di aiutarmi anche a registrare questo video. Comunque c'ho la cucina tutta in disordine, veramente in disabile, e sto qua che si sta praticamente incendiando tutto. Devo fare il cocktail di gamberi, troppo buono, lo metterò in questi bicchieri tipo come antipasto. Poi che è successo qua? Il gas si è spento, ma non lo so perché, ha finito il gas. Wow, immaginate che bello, tipo finisce il gas. Evviva, che ci mangiamo? No, veramente io sento una puzza di gas. Oddio, vabbè, comunque non so se sopravviveremo. Allora, amore, ci siete tu, amore mamma? Chi c'è? Non fare cacca e pepì, è vero amore? Bra. Comunque vi faccio vedere la tavola che ho preparato, troppo bella. La cosa che io adoro più fare, eccola qua, è la tavola. Infatti praticamente ci ho fatto solo che questo fine mo, vabbè, non lo diceva a nessuno. Ho preparato tutto bello, da dire che mi mancavano alcune cose e tipo ieri all'ultima ora sono andata a comprare il resto dei piatti, il resto dei bicchieri, perché saremo 8 o forse 9, non lo so ancora. Comunque guardate come tutto il shabby, bellissimo. Ho messo tutti i piatti, questi qua, i tovaglioli di stoffa. Poi mi mancavano, ho messo qua a capotavola i bianchi, guardate, perché non ne avevo più, ho fatto tipo bianco e rosa, vabbè. Poi ho messo qua dentro il pane, che bellino. E poi ho messo questo vaso con questi fiori molto shabby. I bicchieri ho messo questi qua. E adesso non so cosa metterci qua dentro. Tipo se ci mettessi fragole e ciliegie, secondo voi? Ma anche se me lo dite, io come faccio? Comunque ho mandato tipo un sms a mia mamma su WhatsApp, vediamo se mi ha risposto. Oddio, si sta bruciando il pane. Ho scritto a mia mamma su WhatsApp: mamma, che c'è già mettere sotto sta cabana di vetro? Mia mamma ha risposto: qualcosa che non si deve seccare. Formaggio, biscotti, dolcini. Non è biscotti né dolcini né formaggio. Cioè c'è il parmigiano, però non è... Si metterebbe il dolce. Che bella tavola che ha apparecchiato. Mi ha fatto tutti gli applausi. Mamma, che così mi fa emozionare. Mia mamma non mi dice mai brava. Amore, vogliamo fare un salutino? Ma bene papà, ci accino, sai? Perché non abbiamo fatto nulla. Siamo solo a perdere tempo. Dobbiamo fare ancora il sugo per la pasta. Che te stai mangiando a candela? Poi dobbiamo fare, devo fare il cocktail di gambe. Vabbè ragazzi, secondo me è meglio che chiudo veramente, perché sono... Oggi chi viene? Vabbè, lo scoprirete dopo. Ciao. Venite a aiutare, venite. Qualcuno andava di qua, mi aiutava. E voilà, perdonate il casino, sto facendo anche le bruschette. Comunque cocktail di gamberi pronto, e se volete vedere il video l'ho fatto un po' di tempo fa sul mio secondo canale, è buonissimo, io l'adoro come antipasto. Mi avete sconcicato tutta la tavola, vado qua, va. Però comunque come antipasto ci sono le bruschette, il mio cameriere personale, eccolo qua, ta-ta-ra-da. Cocktail di gamberi. Aspetta, falle vedere, guarda com'è bello. Però mamma passa. Tieni Irene. Un bel cocktail, dov'è che proprio convinta, è convintissima. Era meglio una busta di patatine. Facendo un bel sughetto con i frutti di mare. Che meraviglia. Qua ci abbiamo pronte le cozze, pelle impepata e l'orata al cartoccio. Wow!
stavo ancora aspettando. Ostriche, mamma mia, ragazzi, e come vi trattiamo? Guarda qua, le ostriche. Ma ce ne sono una persona, secondo te? Sì. Ciao! Vuoi fare un saluto speciale al tuo fidanzato che non hai? Fai un annuncio per trovare il fidanzato. Cercasi fidanzato. Bello, ricco e intelligente. Bello, ricco e intelligente. Anzi, con poche pretese. Hai sbagliato pianeta. Devi andare su un altro pianeta. Guarda che gli hanno già un portone pro. Sì, ma guarda che bel cestino sciabiscicco. Spaghetti con frutti di mare. Come sono? Buoni. Ovvero sono buoni. Meno male. Questo è quello che resta dei dolcini, perché sono finiti tutti. Se li sono divorati. Se li sono divorati. E questo è il tiramisù. Molto invitante, eh? Possiamo mangiare. Sì, sì. Ma che cazzo? No, ce l'hanno mangiato. Tagliare. Dai, dai. Si è aggiustata la videocamera, meno male, perché praticamente prima c'era tutta l'immagine che ballava. Mi sono preoccupata perché questa è la videocamera nuova, che è quella che mi sono comprata per i vlog. Ho detto, vedi che già si è rotto. Ma no, mi stavo preoccupando, invece no. Comunque tutto pulito, sistemato. Se ne sono andati tutti. E io e Max ci siamo messi, abbiamo sistemato tutto. Abbiamo pulito tutto, sistemato tutti i piatti, i bicchieri, tutto nella vetrinetta, perché mi piace molto sistemare, non ce la faccio vedere tutta la confusione. Quindi c'ho bella la cucina, tutta bella, linda e pinta, pulita e profumata. E Max è andato anche a montare il video, il video per domani, quindi dopo me lo vado anche a pubblicare dopo. Però adesso sono troppo stanca, non ce la faccio neanche a stare al computer, sono distrutta veramente. Comunque è stata una bellissima giornata, veramente bella bella bella. Sto vestitino, che praticamente questo qua l'ho comprato da Zara, penso che ve l'ho detto in qualche video di shopping, di quelli là di acquisti con mia sorella. Comunque è troppo carino, è fatto così, no? Con la cerniera, ed è piaciuto tanto a mia nipote, infatti penso glielo regalo. Gli ho detto, appena vado da Zara te lo compro, però penso che dopo vado sul sito, voglio vedere se lo riesco a... Non mi ricordo che dal sito di Zara non penso di aver mai comprato. Non so se può, dal sito di H&M sì, però dal sito di Zara speriamo di sì, così glielo compro e faccio la sorpresa. E le mie nipoti, che poi sono praticamente le figlie della sorella di Max, che Max c'ha due sorelle, e quindi i loro nipoti io li adoro perché le conosco da anni. Comunque veramente la quando eravamo piccoline, e quindi le voglio troppo bene veramente, quindi mi piace coccolarle. Comunque è stata una bellissima giornata, abbiamo mangiato tanto tanto tanto, e cioè tanto tanto no, per me abbiamo mangiato normale, però loro stavano tutti gonfi. Comunque è stato bello, abbiamo passato una bella giornata diversa, anche se comunque è stato stancante. Però è stato bello, pure Pupi si è molto divertita. Però amore, adesso aspettate, ve la faccio vedere. Sta praticamente morta qua a terra, amore, piccola. C'ha sonno, si è fatta tutta ciambellina. Però amore mio, fidati, fattimi dire. Però non ti sveglio, ragione, mamma come rompiscatole, tu sei stanca. Perché sono venuti tutti quanti, però a lei gli piace, perché tutti quanti l'hanno presa in braccio, ci hanno fatto le coccoline, vero? E quindi anche a lei è piaciuto tanto. Comunque è stato bello bello. Poi io non lo so, penso di essere una delle poche al mondo che praticamente io adoro mia suocera, cioè c'è un rapporto bellissimo. E proprio lei è proprio una brava persona, quindi veramente non potrei mai non andarci d'accordo. È veramente il pane, come si dice qua a Napoli. E non è vero, odio mia suocera, io odio. Sto scherzando, non è assolutamente vero. Immaginate, si spenda la videocamera, madonna mia, come schifo. No, no, invece no, è veramente, veramente sincero. Proprio ci vado d'accordissimo. Lei è proprio una di quelle persone, secondo me, è differente da tutte le altre suocere, che comunque è molto, si è fatti i suoi, è molto, non è invadente, poi non mette mai zizzania. Comunque tricota a me, Max, dà sempre ragione a me, insomma queste cose qua, quindi è brava proprio, insomma, una brava persona. Quindi poi comunque la conosco da anni, ma veramente mi ha adottato, tra virgolette, cioè sono stata a casa sua, ho dormito da lei, in vacanza con loro, quindi ci vogliamo proprio bene bene. Quindi è stato molto bello averle qua.
chissà quando verranno di nuovo, questo secondo me a Natale, che poi sai tra le cose che uno ha tanti impegni. Però mo sto raccontando sta cosa di tua mamma, che ho detto io stranamente sono una delle poche forse che adoro mia suocera e che ci vado d'accordo. Ma davvero? Cioè che e dove sei? Non ci si vede. Addirittura adori. Sì, vabbè, ci andiamo d'accordo. No, abbassate un po' però. Non più si di questo, 300 ci può. Perché praticamente è vero però che andiamo d'accordo e che comunque cioè lei è una persona molto, si è fatti suoi, no? Mette alcune suocere, no? Perché sento dire, tipo mettono zizzania oppure fanno succedere litigi. Invece lei no, è comunque brava. Tranquilla. È tranquilla, si è fatti suoi, quindi perciò comunque è easy. Però pure io sono brava, no? Pure io sono brava. Santa, no? Io sono? Una santa. Ah, io ho capito pesante, com'è pesante? Una santa. Sono una santa, sono brava. Mi vogliono bene tutti quanti. Va bene? Soprattutto tu. Sono il tuo grande amore. Amo, ma che stai facendo? Vieni una poco a fo vlog, vieni. Guarda quella stanca stanca, quell'amore, quella pupa di mamma, come si stanca. Dove? La vedete più grande? Io la vedo più grande, la vedo cresciuta. Fatemi sapere se avete visto gli altri vlog e la vedete più grande. Più grande, no? E per te grandi grandi tu? Ma te grande grande, fa vedere la zampona qua, che zampona. Mamma mia. Facciamo come sopra Snapchat. È quello, è uno. A proposito, aggiungetemi su Snapchat, Carità Dolce. Fanno tutte quelle cose come il cagnolino. Mamma. Aspetta, idea, ma lo facciamo col telefonino e lo mettiamo nel vlog. Bianco, verde e nero. Quasi quasi me lo prendo pure in bianco io. Troppo carini, vero? Ma poi calzano proprio bellini addosso. Allora, io lo vediamo verde come il mio. Che dobbiamo fare? Ah, mi devi fare un bel massaggio. No, tu a me. No, tu a me, mio amore, visto che mi fa male la schiena, mi fa un bel massaggino, è vero amore? Non me la devi fare tu a me. No, tu a me. Lo so, io ti ho trovato questa sorpresa.